Parliamo molto della comprensione attuale della situazione. Avrei tantissime cose da dire che ovviamente in un quarto d'ora, qui in un fogliettino, ho cercato di riassumere. Allora, prima cosa. Piano A. Il piano A è stato architettato in modo che non se ne potesse uscire in nessun modo. Chi ha architettato tutto, adesso sintetizzo, dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, la perdita della sovranità monetaria, il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia e via via i cambi fissi e irreversibili fino appunto all'euro, ha dato garanzie per noi che non saremmo mai usciti dall'euro, che non ci poteva mai essere un piano B. Prima cosa. Quindi dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo partire dal piano B, che sul fatto dell'euro, eccetera, ce le siamo già dette e cantate tutti tra di noi. Sono molto preoccupato del fatto che mentre fino all'euro mi trovavo praticamente da solo. Prima del 2005, fino al 2005, incontravo 4-5 auritiani con cui andavo d'accordo fino a un certo punto, ma c'erano solo loro. Facevamo convegni internazionali con tre persone che erano gli organizzatori, i quali costernati ci dicevano: ma quello non è venuto, l'assessore gli dava fastidio, quell'altro ha litigato, quell'altro così, insomma alla fine. Dopo il 2007-2008, grazie anche al fatto che avevamo previsto il sottotitolo del mio libro del 2007, il grande mutuo è le ragioni profonde della prossima crisi finanziaria, mi hanno riso dietro dopo l'estate del 2007 quando è uscito il libro Editori Uniti. Dopo pochi mesi è cominciata, hanno riso un po' meno. Dopodiché è cominciato a venire decine di persone, centinaia di persone, migliaia di persone. Dobbiamo ringraziare di questo anche, è stato citato opportunamente, Mario Monti, che ci stava portando verso la catastrofe ad una velocità talmente elevata che la gente ha modificato il suo modo di pensare, cioè, oddio, ci abbiamo ancora qualcosa, vediamo di non perdere questo qualcosa, è scesa in piazza, eccetera, eccetera. Quindi Monti è stato rimpiazzato perché dava fastidio il Movimento 5 Stelle, perché davano fastidio i forconi, eccetera, eccetera. Adesso questo lo dico a prescindere dai risultati di questi movimenti. Dopodiché Letta ha continuato la linea di Monti, ma ha ridotto la velocità di raggiungimento del baratro, ma non è bastato. I movimenti di protesta si stavano rafforzando ed ecco quindi dal cappello viene fuori Matteo Renzi, che aveva dimostrato di saper raccogliere determinate istanze. Però adesso noi stiamo verificando un riflusso. Non abbiamo più migliaia e neanche tante centinaia di persone ai nostri convegni. Questo movimento deve riflettere sul fatto che o si riparte veramente da un piano B, inteso però lo chiamiamo il piano B, ma in realtà dovrebbe essere il piano A della sostenibilità di un'economia per la società italiana. Perché il piano B, cos'è il piano B? Piano B può essere una cosa tecnica, cioè che si dovrebbe fare, nel senso che si è fatto l'euro, allora dice se salta l'euro, cosa stampiamo, cosa non stampiamo, eccetera, eccetera. Su questa cosa è caduto pure Varoufakis, no? Che aveva annunciato che andava chissà a rompere le reni alla Germania e poi dopo è andata come è andata per ragioni su cui spero di avere il tempo di ritornare. Quindi quello che noi dobbiamo cominciare a pensare è un piano, o meglio un percorso di uscita da questa situazione. Per fare questo dobbiamo innanzitutto capire che cosa è questa situazione. Allora noi negli anni 70 avevamo un capitalismo espansivo che stava portandoci fuori dal capitalismo perché i saggi di profitto si stavano azzerando e conseguentemente se i proprietari, i cosiddetti capitalisti non avessero ripreso il boccino in mano,
si sarebbero aperti degli scenari che poi non si sono aperti. Quindi negli anni Ottanta altissimi tassi di interesse, i proprietari ritornano al centro della scena e frenano i manager negli investimenti, nelle assunzioni, nella espansione, nelle vendite. Sistema insostenibile perché si rompe il patto di solidarietà dentro i paesi, ma anche fra i paesi, G7 di Tokyo del 79. Il sistema crolla nel 92 perché non era sostenibile, perché la solidarietà è una forza economica fondamentale. Senza la solidarietà una società non si regge, e questo è successo in Europa, è successo nel mondo, è successo dentro un singolo paese. E comunque nel settembre del 92 quel modello capitalistico di rivincita dei proprietari è andato per aria. È stato sostituito dal classico modello finanziario. I grandi investitori istituzionali, fondi pensione, compravano azioni in borsa, i lavoratori compravano azioni in borsa, tutti compravano azioni in borsa, c'è stato il boom della borsa nel 2001, fine della borsa. Questo era il classico capitalismo finanziario che era già andato in crisi nel 1929, che si basa su un altro concetto, cioè la massimizzazione del valore dei titoli in borsa. Poi c'erano anche dei target, diciamo, particolari, che era il 7% in termini reali, perché durante gli anni 80 questi grandi investitori si erano impegnati con i loro sottoscrittori a pagare il benchmark mondiale, che era i titoli di Stato italiani, i quali rendevano il 7% in termini reali. E quindi, per mantenere quella promessa, hanno detto ai manager durante gli anni 90, durante gli anni boom della borsa: dovete guadagnare almeno il 7%, perché questi fondi pensione erano grandi, questi investitori istituzionali erano grandi, e quindi controllavano i pacchetti azionari, controllavano le aziende industriali. Ora, mentre nei prodotti innovativi, nella e-economy, eccetera, eccetera, il 7% si fa, e quindi le aziende crescono, eccetera, nell'80% dell'economia, che è tradizionale, il 7% in termini reali non si fa. E per allargare i margini di profitto c'è una sola strada, quella di ridurre l'occupazione di più di quanto non si riduca la produzione. È quello che è avvenuto. Questo era il capitalismo come quello del 29, è crollato nel 2001, è venuto fuori un nuovo capitalismo grazie alla riunificazione delle banche fra la parte speculativa e quella di credito. Siamo entrati in quello che io chiamo un capitalismo ultrafinanziario, cioè un capitalismo in cui fondamentalmente l'obiettivo non è la massimizzazione del valore del titolo in borsa, che è devastante per l'economia reale, come ho cercato di dire, ma è la massimizzazione nelle emissioni dei titoli. Quindi non governano più i mercati, i cosiddetti mercati, banche, eccetera, ma governano algoritmi matematici. I debitori debbono stare male, perché più stanno male, più i titoli valgono poco, più si collateralizzano, si fanno derivati su derivati, titoli tossici su titoli tossici. Abbiamo 4 milioni di miliardi di titoli tossici, compresi i derivati, cioè 54 volte il PIL mondiale. Nessuno dice nulla, perché se uno Stato ha il debito che è una volta virgola qualcosa di più del prodotto interno lordo, ci stracciamo le vesti, il bambino che nasce c'ha 20-30 mila euro di debito come nasce, e tutte queste scemenze. Ma del fatto che il debito del pianeta sia 54 volte la sua produzione, nessuno dice niente. Questo è il capitalismo ultrafinanziario. Dopo il 2008, che era crollato il capitalismo ultrafinanziario, invece entrano in campo in modo ordinario, massiccio, eccetera, le banche centrali, che garantiscono mezzi monetari illimitatamente per fare la speculazione. Perché con il 2008 era successo per la prima volta nella storia che la massa della liquidità che le famiglie, le imprese e l'economia criminale, che fa parte del gioco, mettevano dentro le banche, era di meno della massa della liquidità che le banche stesse, come soggetti speculativi sulle piazze finanziarie, andavano a perdere regolarmente. Quindi se le banche centrali non fossero entrate pesantemente dopo il 2008, tutti avrebbero dovuto fare la fine della Lehman Brothers. E invece li hanno salvati per mangiarseli, li hanno salvati perché questo capitalismo ultrafinanziario collateralizzato implica che anche le banche dovranno andare
sotto il cappello, dovranno essere accorpate, divise, commissariate, sciolte, ci sarà il bail-in, non ci sarà il bail-in, eccetera, eccetera, perché tutto il comando, e questo fa parte del discorso che si diceva prima dell'abbandono della democrazia, deve andare sotto chi c'è dietro alle banche centrali, cioè la grande finanza internazionale. Le grandi famiglie che sono capaci di guadagnare sia quando la finanza va bene sia quando la finanza va male, mentre le banche potevano guadagnare solo quando la finanza andava bene, quando le borse salivano, non erano attrezzate per guadagnare sulle perdite della borsa e quindi hanno dovuto fare i derivati e utilizzare le sottoscrizioni dei nuovi clienti per pagare gli interessi e i capitali dei vecchi clienti, che è la classica catena di Sant'Antonio. Se le banche centrali non le sostenessero in queste politiche, il sistema sarebbe tutto saltato per aria e avremmo qualche cos'altro davanti. Quindi questo capitalismo ultrafinanziario, soprattutto nella sua versione dopo il 2008 collateralizzato, ha però la caratteristica di lasciare più libera l'economia. Quindi noi dobbiamo riorganizzarci. Se non possiamo emettere moneta a corso legale o euro, finché non usciamo dall'euro e non ci riprendiamo la sovranità monetaria, tuttavia possiamo emettere la moneta fiduciaria. Ma che vi siete dimenticati che il miracolo economico italiano non è stato fatto con le lire, è stato fatto con le cambiali? Le lire servivano per pagare i bolli? E quindi la moneta fiduciaria deve funzionare, bisogna ripartire dal basso, dall'economia locale, dalla realtà, bisogna partire anche nelle periferie da banche del tempo, dal fatto di scambiarsi ciò che si sa produrre. Non ci devono essere più disoccupati, tutti devono produrre quello che sanno produrre e scambiarselo. A un certo punto ci sarà bisogno di passare da una situazione di baratto ad una situazione monetaria, si emetterà una moneta locale, una moneta complementare, si andrà avanti. Questo disegno era stato capito qualche anno fa dall'MIT, dal Club di Roma, eccetera, i quali si stavano muovendo, e di mezzo c'era pure Varoufakis, per questa fuoriuscita dall'euro. La Grecia stava già uscendo dall'euro prima del referendum, perché le amministrazioni che non avevano un euro emettevano i civics. Quindi prendevano i disoccupati, gli dicevano sistema le strade, ti do 50 civics. Poi aprivano un asilo nido supplementare e un asilo nido in più, e dicevano ai genitori, non mi devi pagare in euro, mi devi pagare in civics. E i genitori dicevano, e che so sti civics? Vale a comprare dei disoccupati. Allora il genitore dava i 50 euro al disoccupato per prendersi 50 civics e pagava l'asilo. Totale, l'amministrazione senza aver speso, perché non ce l'aveva, un euro, perché l'euro è una moneta artificiosamente scarsa, è una moneta merce, è una moneta assurda. Quindi è chiaro che il suo valore si basa sulla scarsità. Ovviamente è una scarsità selettiva. Chi più ha, e chi meno ha, meno ha. Non arriva il credito alle piccole imprese, i prestiti alle famiglie, eccetera, eccetera. Quel po' di consumo che ha aumentato deriva dal fatto che c'è stato disimpegno dal comparto immobiliare. Quello sta succedendo. E questo ha retto anche quel poco di recupero occupazionale, che è molto di meno di quello ovviamente che servirebbe, ma nasce da questa situazione. Però la gente sta facendo questo. Allora praticamente l'amministrazione greca, che non aveva un euro, è riuscita in questo modo a dare un lavoro e un reddito ai disoccupati, a sistemare le strade e aprire il nuovo asilo nido, e non ha tirato fuori un euro. Di questa cosa si stava parlando, questa cosa stava facendo paura, stava interessando, ripeto, l'MIT, il Club di Roma, eccetera, eccetera. La Iater ci ha scritto un libro sopra, mi ha chiesto a me di fargli l'introduzione, gli ho detto ma che siete matti? È come chiedere a Berlusconi di fare l'introduzione al libro per l'educazione delle bambine cattoliche. Però è andata così, però poi gliel'ho fatta, è stato pubblicato, Andromeda, eccetera. Allora, a un certo punto che cosa è successo? Che invece questa cosa della moneta complementare, dell'uscita di fatto dall'euro, del percorso per uscire dall'euro è stato bloccato, e questa è la storia che sappiamo tutti, e lo stesso Varoufakis ci ha rimesso le penne.
Allora, vorrei concludere questo discorso. Noi in questi decenni abbiamo avuto una sinistra prevalente di governo preoccupata soprattutto di compiacere a quello che veniva chiesto all'estero, a quello che piaceva all'estero, a livello di politica internazionale, di bombardamenti e quant'altro. Poi abbiamo avuto una destra prevalente di governo, il cui leader riconosciuto era la persona più ricattabile del mondo, semplicemente perché aveva le azioni in borsa. E quindi quando ha cercato, perché ci ha provato qualche volta Berlusconi, di fare qualcosa di giusto, è stato immediatamente bloccato dal ricatto degli speculatori che gli hanno detto: se ti azzardi a difendere Gheddafi, se ti azzardi a fare una politica economica diversa, se ti azzardi di insistere a parlare di questa cosa dell'uscita dall'euro, vedi cosa succede alla Mediaset. E una mattina del luglio del 2011 è successo che la Mediaset nel giro di 2 ore ha perso non so quanto. Poche ore appresso Berlusconi ha fatto retromarcia sul discorso dell'euro e quant'altro. Quindi noi adesso dobbiamo o rivolgerci alla sinistra vera e alla destra vera e agli italiani veri e alle persone di buona volontà per dire facciamo qualcosa per modificare queste situazioni, oppure non aspettiamoci da questa destra e da questa sinistra le soluzioni del problema, perché sono il problema.